nome del popolo italiano, visto l'articolo 634 CPP, dichiara inammissibili le istanze di revisione della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Milano in data 20 aprile 2010, irrevocabile dal 3 maggio 2011, proposte al sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Milano, dall'avvocato Diego Soddu, quale tutore di Olindo Romano e Rosangela Bazzi, e da questi ultimi con rispettivi difensori. 90 giorni per il deposito della motivazione. L'udienza è tolta. Dopo 5 ore di Camera di Consiglio, i giudici della Corte d'Appello di Brescia hanno deciso di non riaprire il processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo per la strage di Erba del 2006. I due erano stati ritenuti colpevoli dell'omicidio di Raffaella Castagna, suo figlio Youssef, la madre di Raffaella Paola Galli e la vicina Valeria Cherubini. Domenico Chiaro, avvocato generale dello Stato, ha sottolineato come fin dall'inizio gli indizi convergessero su Romano e Bazzi e non era possibile alcuna pista della criminalità organizzata. I figli di Mario Frigerio, unico sopravvissuto alla strage deceduto nel frattempo, hanno espresso il loro disappunto per le insinuazioni sull'onorabilità del padre, difendendone la lucidità e l'affidabilità delle sue testimonianze. Il procuratore generale di Brescia, Guido Rispoli, ha espresso soddisfazione per la decisione ricordando la presenza di tracce di sangue di una delle vittime sull'auto dei coniugi Romano e Bazzi come prova incriminante. E mano a mano che studiavamo sempre più ci convincevamo della non valenza demolitoria degli elementi di prova che erano stati prodotti, perché dobbiamo tenere conto che siamo nel processo di revisione che ha delle regole molto particolari e che sono molto da addetto ai lavori. Rosa Bazzi ha reagito alla lettura della sentenza con un segno di approvazione rivolto ai suoi avvocati, mentre il pubblico ministero Rispoli ha criticato coloro che, secondo lui, non avevano studiato adeguatamente gli atti del processo. Gli avvocati della famiglia Castagna hanno manifestato sollievo per la sentenza, auspicando che finalmente si possa voltare pagina. Questa è l'unica sede in cui si può e si deve parlare della giustizia. Si vergognino e chiedano scusa a Pietro Castagna. Azzuz Marzouk, marito e padre di due delle vittime, ha espresso delusione per la decisione rimanendo convinto dell'innocenza dei condannati. Ha ribadito la sua speranza che le indagini vengano riaperte per scoprire la verità. Gli avvocati di Olindo Romano e Rosa Bazzi, Fabio Schembri e altri, hanno annunciato l'intenzione di ricorrere in Cassazione ritenendo la sentenza viziata da legittimità per non aver considerato le nuove prove presentate. Quindi la sentenza di oggi conferma quanto già stabilito in precedenza, chiude nuovamente il caso di Erba, lasciando scontenti coloro che speravano in una revisione. Le motivazioni dettagliate della decisione saranno rese note tra 90 giorni. Nel frattempo, la difesa dei coniugi Romano e Bazzi prepara il ricorso in Cassazione, cercando nuove strade per riaprire il processo e dimostrare l'innocenza dei loro assistiti. Con noi non è che abbiamo fatto un piano preciso per andare su Mazzaro. Non lo lavoro su due e dargli una fila di porte. A quasi 17 anni di distanza, la strage di Erba continua a essere oggetto di discussione e polemiche. Le richieste di revisione del caso, le istanze della difesa e le inaspettate incursioni di un magistrato sembrano mantenere aperto un capitolo che in realtà è tutt'altro che oscuro o dubbio. L'11 dicembre 2006, nella corte di Via Diaz a Erba, in provincia di Como, furono brutalmente uccisi Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina Valeria Cherubini. I colpevoli, secondo le sentenze definitive, sono stati vicini di casa Rosa Bazzi e Olindo Romano, che nutrivano un profondo risentimento verso la famiglia Castagna, considerata troppo rumorosa e con cui avevano una causa civile in corso.
Mario Frigerio, marito della Cherubini e unico sopravvissuto, divenne il testimone chiave dell'accusa, identificando in aula i due imputati come quei delinquenti lì. Recentemente la Procura di Como ha diffuso un lungo comunicato per ribadire la colpevolezza dei due coniugi, confermata in tutti e tre i gradi di giudizio. La documentazione completa delle sentenze è stata resa pubblica per chiarire le motivazioni che hanno portato alla condanna all'ergastolo di Bazzi e Romano. Le 282 pagine delle motivazioni delle sentenze descrivono dettagliatamente il dibattimento, gli interrogatori e le prove raccolte. Rosa Bazzi, in uno degli interrogatori, aveva confessato di aver preparato una sbranga e un coltello, ammettendo di voler agire da sola. Altri elementi chiave includono la confutazione dell'alibi basato su uno scontrino e la testimonianza di Frigerio, che identificò i due coniugi in aula. I giudici hanno concluso che la strage fu una vendetta compiuta con spietatezza e notevole lucidità, motivata da un accumulo di odio e rancore verso i Castagna, in particolare Raffaella. Le piste alternative sono state bollate come fantasiose e senza supporto probatorio. Le confessioni spontanee di Bazzi e Romano sono state ritenute coerenti e le loro ritrattazioni considerate strategie difensive. Olindo Romano aveva anche annotato particolari sulle Bibbie che solo chi era presente sulla scena del delitto poteva conoscere. Noi volevamo dare una lezione, poi dopo ci siamo ritrovati lì e abbiamo fatto lo strano. Frigerio ha sempre mantenuto un atteggiamento lineare durante il controesame, nonostante il trauma subito. Le tracce di sangue trovate sull'auto di Romano e le dichiarazioni di Frigerio sono state prove decisive. Anche in secondo grado i giudici hanno respinto le piste alternative, riconoscendo nell'odio il movente principale del crimine. La Corte di Cassazione, con le sue 68 pagine di motivazioni, confermò la sentenza di secondo grado, sottolineando che l'omicidio non fu il risultato di follia, ma di un meccanismo reattivo generato da sentimenti di odio e grettezza. Le ferite inferte alle vittime, la mimica di Rosa Bazzi nel descrivere l'omicidio di Youssef e la testimonianza di Frigerio hanno rafforzato la conclusione che Bazzi e Romano pianificarono ed eseguirono l'omicidio con la premeditazione. Quando sono usciti loro erano bambini ancora. Io dicevo, parlo, reagisci. Mi sentivo... Io sono diventata forte. La Corte rigettò tutti i 40 motivi di ricorso presentati dalla difesa, ribadendo che le prove contro i due imputati erano state raccolte e confermate oltre ogni ragionevole dubbio. Sinceramente io non ho alcun rimorso, niente. Per me ammazzare, mi dice, perché io e mia moglie parlavamo, e dicevamo, ma dopo avremo un rimorso di coscienza, così. Io rimorso di coscienza non ne ho neanche uno, ma neanche mia moglie penso che ce ne ha. Io la notte dormo tranquillamente. L'unica cosa che non mi piace, ecco, diciamo la giusta, che sei qui in un posto dove non puoi fare niente. Io e mia moglie abbiamo commesso il fatto assieme. Poi prendete, ci date l'ergastolo vita, ci mettete insieme in una cella e ci lasciate lì, basta.